Se avete anche voi lo stesso problema, vedete questo uovo qui, come è fatto? Non si è calcificato, è molto leggero, quindi si è rotto. Adesso dovrò pulire tutto. Allora, c'è un problema di calcio. Ora vi mostro un po' cosa faccio io. Sono un paio di anni che uso questo integratore, adesso sono un paio di mesi che non lo usavo più e infatti guardate qui il problema di questo vetto qua. Adesso ve ne parlo. Bentornati sul mio canale, sono Orso. Abbiamo iniziato il video un po' diversamente dal solito. Allora, ho pulito la lettiera, questo è quello che è avanzato di quel ovetto che vi ho fatto vedere prima. Il guscio è veramente morbido e vedete, si spezza come niente, quindi è un chiaro sintomo di mancanza di calcio per le povere galline nostre. Questo succede perché il mangime, io gli sto dando due tipi di mangimi diversi mischiati a seconda delle esigenze, quindi ho un misto polli con girasole e l'ovaiola. Pro e contro ci sono dappertutto, quindi lo so che la cosa migliore sarebbe prodursi in proprio il proprio mangime, cosa che io farò da qui a un paio di mesi, ma al momento, per questioni di comodità e di velocità di alimentazione, parliamoci chiaro, lavorando non ho sempre il tempo di poter preparare il mangime per le mie galline, quindi questi sono sacchi da 25 kg già pronti. Sono senza OGM, almeno così c'è scritto, e quindi mi fido. Allora, vi dicevo, questo mix con i semi di girasole e l'ovaiola, che do in proporzioni diverse a seconda del periodo dell'anno, non sempre è sufficiente per avere uova normali, cioè con il guscio duro. Questo succede soprattutto quando loro cambiano le piume, o quando fa troppo caldo, o quando c'è un qualche cosa che assorbe il calcio dalle uova al piumaggio. Insomma, le sostanze nutritive vanno sulla ricostruzione del piumaggio, giustamente, e le uova ne risentono. Allora, sono un paio di anni che lo utilizzo, non ve ne ho mai parlato. Infatti, questa confezione la vedete un po' malridotta, che è un annetto che ce l'avevo. Lo do solo in alcuni periodi dell'anno. Questo è uno di quelli. Io in pratica lo do adesso quando vedo che appunto le uova hanno quel problema lì e lo do poi in inverno quando fanno il cambio delle piume. Questo è il grit marino. Sono gusci d'ostrica macinati e sterilizzati. Questo è come si presenta, guardate, è una sabbia praticamente, profumata all'anice, c'è un profumo fantastico. Sicuramente lo sentiranno anche loro perché hanno un olfatto abbastanza sviluppato. E questo serve per sopperire alle mancanze di calcio che troviamo nei vari mangimi. Ah, tenete conto ovviamente che io do a loro d'inverno 2 volte alla settimana il pastone, quello che vi ho fatto vedere già nell'altro video. D'estate glielo do molto più raramente, ma glielo do, quindi ho anche lì crusca, mais e altri tipi di farine per integrare un po' la loro alimentazione. Ovviamente d'estate, in primavera e estate, hanno verdura fresca tutti i giorni, ciò non toglie che comunque a volte il calcio manca e c'è poco da fare. Allora, confezione 5 kg, costa 8 euro su Amazon, 8,50 euro, e dura veramente a lungo. Questo è ricco di calcio, fosforo e oligoelementi. Come si dà? Non c'è una dose minima. Io ho cercato in lungo e in largo, ma non c'è una dose minima. Allora, semplicemente io gli metto un paio di pugni. Vedete come viene? Non gliela do da sola in un recipiente perché tanto non lo mangiano. Ho visto le mie, ci ho provato 2 o 3 volte, lo lasciano lì, lo buttano a terra e va perso. Se invece glielo metto nei mangimi, come si fa con i cani e i gatti quando bisogna dargli la pastiglia nel salsicciotto, uguale, bisogna prenderli un po' in giro. Io adesso questo lo riempirò di mangime e glielo mischio così. In questo modo ho visto che tutto ciò che gli do loro lo mangiano. E anche gli anni scorsi ho risolto questo problema di mancanza di calcio nel giro di 20 giorni, dandoglielo in modo continuativo tutti i giorni. Ci spostiamo, vi faccio vedere un attimino come mangiano, come arrivano quando c'è il mangime e poi chiudo il video. Eccoci qua. Allora, facciamo un test. Vediamo un po' se lo mangiano mano a mano che glielo metto qui puro. Non vedono le granaglie e quindi loro, se mi allontano un attimino, vedete? Ci avevo già provato, come vi dicevo, non fa per loro. Se invece glielo mischio, eccola lì. Ecco, a questo punto anche l'altra che stava covando ha sentito il rumore delle granaglie e si è precipitata ingordamente. Eccoli, adesso litigano. Non litigate!
Quella che mi sta facendo in questo momento le uova sottili è questa qui, vedete, ha un problema di calcio, sta rifacendo le piume laterali e quindi sicuramente il grit adesso aiuta. Bene, prossimamente vedremo l'uso del mulino elettrico casalingo e la macinazione delle mie granaglie, quelle che acquisterò ovviamente, non sono le mie, per avere poi un mangime più bilanciato e spero un pochino più naturale, visto che le granaglie le acquisterò poi al mulino. E sempre prossimamente vedremo il montaggio del nuovo pollaio, da qui ci spostiamo, 6 metri per 3, prenderò altre 4 galline, però se riesco le volevo prendere di quelle ex allevamento intensivo, quelle le ovaiole che dopo un anno loro le danno via, non tanto per i soldi, perché una di queste in allevamento costa 6 euro, lì mi fanno pagare 3 euro, non è quello, è per dargli una seconda chance a quelle povere galline che stanno in batteria e sono messe veramente male. Quindi se riesco a prenderle, che le trovo, ne prendo 4 e vedremo insomma nei prossimi mesi un po' di avventure nuove sul pollaio, sia il pollaio nuovo che le galline nuove introdotte. Bene, dai, grazie per essere stati con me anche oggi. Se usate il grit, ditemelo, mi dite un po' come lo usate voi. Vi consiglio di utilizzarlo se avete questo tipo di problematica, perché gli fa soltanto molto bene, e essendo anche sassolini duri gli aiuta nella digestione, che un po' fa le veci di quello che dovrebbe fare la sabbia e la terra, che loro i sassolini che dovrebbero mangiare per terra, quello che trovano per terra. Quindi vi rinnovo i saluti, i ringraziamenti, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, fatemi sapere se questo genere di video vi piace, aumenterò un po' il ritmo sul pollaio. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.